È della provincia di Salerno il poliziotto ferito a Firenze a causa dell'esplosione di un ordigno. Si tratta del sovrintendente di polizia Mario Vece, di 39 anni, in servizio al nucleo artificieri della questura di Firenze. L'intervento della sua squadra era stato richiesto dalla Digos dopo che una pattuglia aveva notato un involucro sospetto presso la sala cinesca di un'edicola riferita a Casa Pound. Il sottufficiale 39enne di Acerno, come riporta il quotidiano Il Mattino, ha perso una mano e un occhio gravemente danneggiato. Il sindaco di Acerno, Vito Sansone, ha espresso dispiacere e solidarietà per quanto avvenuto. Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto al nostro conterraneo Mario Vece, un poliziotto molto esperto che conosco da tantissimo tempo. Anche il fratello di Mario è poliziotto e presta servizio a Milano, mentre il sottufficiale ferito da poco era stato trasferito da Pisa a Firenze. Sono in corso indagini da parte della polizia di Firenze per cercare chi possa aver messo il pacchetto esplosivo nei pressi della sala cinesca.